Buongiorno, oggi sono a Castelmagno in Valgrana dove c'è il famosissimo santuario di San Magno e immerso in questa fantastica neve freschissima della settimana scorsa, dopo aver preso un caffettino al rifugio Maraman, proverò a salire e da 1800 dove sono adesso al Monte Tibert 2006 e passando, come potete vedere dal cartello, andrò a sinistra per il Colle dell'Intersile. Si può anche salire qua svoltando a destra per il Colle Crocette, direi, facendo un pezzo di GTA con un percorso sul filo di cresta, la cresta ovest, però non conosco, non so bene, e al massimo lo faccio in discesa dall'altra parte. A dopo! Complicata, c'è un vento assurdo, finiscono pure le tracce, quindi adesso cerco di salire dritto per dritto e vedo fin dove riesco ad arrivare. Maledizione! Che fatica! Sono arrivato finalmente sul crinale est, tra la neve fresca e questo vento veramente massacrante. Ho fatto una fatica e manca più meno di 100 metri, quindi credo di farcela ormai. Sono passate quasi 3 ore. Thank you.
ragazzi, che avventura! Ormai sono sulla via del ritorno, laggiù in mezzo piccolino c'è il santuario di San Magno, ormai manca poco e che dire, è stato un calvario salire. Sono salito e sceso poi alla fine per lo stesso percorso da me tracciato, quindi sono salito sulla neve fresca con questo vento allucinante e io in verità non volevo venire qua, volevo andare sul Monte Birrona all'inizio della Valmaia a 2100, le mappe meteo davano molto meno vento e invece all'ultimo ho deciso di venire qua per colpa di alcune foto viste su Facebook e però sono stato poi ripagato da dei panorami allucinanti, poi è venuto anche bel tempo e bellissimo poi il tratto di cresta sulla cresta a est del Monte Tibert, a salire e a scendere e si galleggiava praticamente sugli accumuli di neve fresca portati dal vento. E dai, vi lascio le ultime immagini, ci vediamo alla prossima avventura, adios.